vita lavorativa è una cosa. Quella privata è un'altra. Perché lo giuri quando ti laurei e diventi medico? La salute e la vita del malato saranno sempre le tue prime preoccupazioni. No, no, no! Il nostro lavoro è salvare vite. Stanno distruggendo la sanità pubblica, è un dato di fatto. Finché non alzeremo la testa, continueranno a massacrarci. E come pensi di ribellarti? Signora Presidente, signora Presidente! Perché è venuta in un ospedale pubblico se lo vuole distruggere? Hai un nodulo qui. Time will wait for no one. Mi può promettere che durante la mia degenza in ospedale lei si occuperà solo di curarmi e basta? Io credo che abbia bisogno che noi le diciamo la verità. Tutti quelli che sono d'accordo a scioperare senza garantire i servizi minimi. Glielo prometto. Non le credo. È normale che tu sia spaventata. Ti voglio aiutare. Come la sopporto? Quasi tutti i medici che conosco fanno l'esatto contrario di quello che dicono di fare ai propri pazienti. Forse è perché siamo sempre vicini alla morte. Patricia! Resisti! Mi puoi salvare la vita. Tu lo sai fare. Respira.